Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Giopa17 e oggi siamo tornati su Splatoon 2 per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, come promesso, oggi è giovedì 22 marzo, sono le ore 18 e sono online, pronto a giocare con voi. Prima di iniziare facciamo che attivare uno dei ticket qua di Gamberto. Allora fatemi dare un'occhiata perché volevo... questo qua, dai. Volevo utilizzare il ticket dell'esperienza, così possiamo raggiungere più velocemente il livello 22. Ragazzi, vado a prepararmi e ci vediamo nel primo match di oggi. Va bene ragazzi, eccoci qua nel primo match di oggi. Adesso vi faccio subito vedere che arma ho preso. Eccola lì, il moscarpino. Perfetto, e si parte. Non vedevo l'ora di poterla acquistare. E avendo giocato delle partite pubbliche ho raggiunto il livello necessario per possedere quest'arma. Ok, allora attenzione, attenzione. C'era Davide. Preso. Facciamo così. Ci ha provato con la PC bomba. Me ne vado di qua. Mi sa che ho il rullo dinamo. E addirittura attraversa le pareti. Davide, abbiamo detto no ai saltini, eh. Abbiamo detto no ai saltini. Se no mi metto anch'io a farli, non c'è problema. Allora, attenzione ai lanciarazzi. Guardate, passiamo di qua. Eccolo. No. Devo scappare. Ok, per fortuna Charizard non si era accorta che ero lì. Vai, Catty. No, non portarmi via le kill. Chi è che sta sparando da lì dietro? Buonanotte, ho finito il colore. No! E dai, però ho preso Davide. Però Supergirl mi ha abbattuto quando stavo usando il potere speciale. Attenzione che vogliono passare di lì. Vai, vai, che ti insegue la robobomba. Ok, qualcuno è stato preso lì dietro. Attenzione. Ah, dai, ho preso Supergirl, ma Charizard mi ha preso con il rullo. Niente, non me lo volete far usare, sto potere speciale. Non me lo volete far usare, è pazzesco. Come siamo messi qua? Io dico che non siamo messi bene. Io dico che non siamo per niente messi bene. Altra robobomba. Arriva, arriva, arriva. Attenzione a Charizard. Usiamolo qua. Ok, sono morto ancora alla fine. Abbattuto da Yusef. E no, vincono i gialli, non c'è niente da fare. Purtroppo ci hanno schiacciati, 60-31. Vabbè, è stata comunque una bella partita. Alcune kill le ho portate a casa. Chiudo con 4 kill. 5 è il record della nostra squadra. Va bene ragazzi, nuovo match. Campus Hippocampus. Finalmente dopo 10 minuti siamo riusciti a far partire sta partita. Dai, 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 su. Dopo provo a cambiare arma. Pensavo fosse un po' più potente il moscarpino, eh? Ma sapete cosa? Magari devo soltanto un attimo allenarmi io, perché l'ho appena presa come arma. Ok, attenzione che ci stanno mirando tutti quanti.
Vai proprio qua. È lì, c'era Allan. Sapevo che c'era un giocatore della squadra verde proprio lì. Ok, no. Niente, eccolo, eccolo, eccolo. Oh, c'era anche Matt Pro. E ce n'era un altro, ce n'è un altro di verde. Forse c'era di nuovo Allan. Ce n'è uno qua. No, dai, Franci mi ha abbattuto come niente. L'avevo pure colpito un bel po' di volte. Non ho ancora dato un'occhiata alle statistiche di quest'arma. Ui, e qui? Tutto sto terreno neutro. Dai, coloriamo, poi. Vai un po' più avanti. No, però così no. Volevo sfruttare... Attenzione. Boom! Questo qui è Matt Joe, Ah no, è Matt Pro. Dai. Manca un minuto alla fine. E addirittura è venuto a colorare qua. Brava Ginevra. È lì. Ok, si sono splattati a vicenda. Ginevra si è sacrificata per la squadra. Basta con sti razzi però. Doppia bomba. No. Vabbè, l'ho visto arrivare troppo tardi. Purtroppo. Ho anche cambiato vestiti, come avete potuto vedere, quindi mi mancano un po' di statistiche. Non è che magari fanno il giro, figurati, mi stanno sparando dall'alto. No. Ok. Vai così. Ok, partita terminata. Mamma mia. No, mi sa che vincono i Verde Lime. 47-38. Non vincono di tanto, però... Vabbè. È andata così. Da noi è crashata Hermione. Ok ragazzi, torniamo subito nel campus Hippocampus. Dai che voglio vendicarmi per la sconfitta di prima. Ok, squadre mischiate e si parte. Si parte a tutta velocità. Come vi dicevo prima, devo dare un'occhiata alle statistiche di quest'arma. Dai. Non so come... vabbè, ne avevo due addosso. Non posso sopravvivere con due persone che mi corrono dietro. Come sempre, naturalmente, stavo per sbloccare l'arma speciale. Se riuscivo a sbloccarla, facevo una mezza strage. Ok, bravo Allan. Qua. Ah, peccato che non c'era nessuno. Ok, ho evitato tutti i razzi viola. Presa. Però non mi ha dato la kill. Alle spalle. Oh, c'era Danny. Boom! Di nuovo in due. Avevo Franci sulla sinistra e uno di fronte. Così diventa difficile giocare. Così diventa veramente difficile. Aia, cos'è che ha Franci di arma? Ah, ecco perché mi ha preso. Allo sweeper duplo. Non c'era nessuno lì sotto.
Neto, Razzi. Dai, Allan, su. Mi sono piazzato qua perché voglio sorprenderli con un vernischianto. Allora, guardate, toh, pigliatevi questo. Eccomi qua. Boom! E non ho preso nessuno mai e mi prenderanno, sì, mi prenderanno. Addirittura tre. Ne avevo tre addosso. Addirittura tre. Dov'è? Ah, ma tanto lo so che sei qua, eh. In mezzo all'inchiostro. Ok, non ho potuto più lanciare nessuna bomba. Vediamo come va a finire. Se vincono loro, vincono di poco, eh. 10%, 46 a 36. Ma non c'è stata una volta che ci hanno lasciati passare, eh. Non c'è stata una volta che ci hanno lasciati passare. Ok ragazzi, nuovo match, torniamo nella mappa del magazzino e ho anche ripreso una delle mie armi preferite. Davide è partito subito all'attacco col pennello. Ok, dai Pier. No! Accidenti. Di nuovo Franci, fantastico. La cosa divertente è che avevo il lanciarazzi di nuovo pronto, eh. Aia, abbattuto anche da Danny. Allora, già stanno venendo a schiacciarci qua davanti e la cosa non mi piace per niente. Ok, Danny l'abbiamo fatto tornare indietro. Dai, 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 dai. Allora, lì vedo gente esplodere. Facciamo... Sì, ma dove sono tutti quanti? Facciamo così. Ok, li abbiamo fatti un attimo indietreggiare. Ok, ho preso Danny. Pensavo facesse il giro, invece... Invece niente. C'era anche Franci. Bravo Davide. Vai ragazzi che ribaltiamo questo match, eh. Userò pochissimo le capriole, però riesco a usare molto bene il repolper. Adesso li bombardo io con i razzi. All'inizio ci hanno schiacciati. Via, 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 via. No, attenzione, troppo azzurro. Vai, vai, che li stiamo schiacciando. Spero non sia crashato nessuno dall'altra parte. Ah, sono scappati via. No, stavolta mi hanno preso, erano di nuovo in due. No. Incredibile, la portano a casa probabilmente negli ultimi secondi. La portano a casa negli ultimi secondi perché hanno sfondato lì in mezzo proprio alla fine. Invece no, 51-40, bella lì ragazzi. C'è stato un momento in cui eravamo in difficoltà, poi abbiamo ribaltato la partita. Bella lì, signori.